Proviamo a spiegare in pochi secondi come la città metropolitana ha potuto affrontare questa emergenza di livello nazionale. Innanzitutto con una certa lungimiranza, devo dire, come sistemi informativi alcuni anni fa, ormai perché alcuni anni che ci proviamo, abbiamo sempre cercato di separare la postazione fisica di lavoro dall'applicativo, proprio perché in prospettiva si andava verso una soluzione che doveva privilegiare la possibilità di connettersi al proprio posto di lavoro, alla propria possibilità di avere i propri applicativi a disposizione ovunque, senza una connessione fisica con un luogo. Devo dire che gli investimenti che sono stati fatti alcuni anni or sono ci hanno permesso effettivamente, in questa occasione di emergenza, di essere pronti. Siamo stati pronti perché, devo dire, nel giro di pochi giorni, perché non ci abbiamo messo di più, dal punto di vista dell'infrastruttura siamo riusciti a rendere disponibili tutti gli applicativi a tutti i dipendenti che potevano fare ovviamente smart working al loro domicilio. L'infrastruttura dunque era pronta, tanto che, giusto per darvi qualche numero, da venerdì scorso sono 753 le persone che stanno lavorando allo smart working su 927 complessive. Quindi siamo quasi vicini all'80% di persone che riescono già oggi a utilizzare questa modalità di lavoro agile. La strada è ancora lunga perché sappiamo tutti che siamo all'inizio, probabilmente dobbiamo ancora sviluppare una cultura del lavoro agile, fermo restando che, come dicevo stamattina alcuni nostri colleghi, la storia della città metropolitana è la storia di un ente che è sempre abituato a affrontare emergenze, nel senso che siamo un ente che in questi ultimi anni ha sempre dovuto far leva su tutte le capacità proprie dei suoi dipendenti perché ci siamo sempre trovati a fronteggiare una serie di problemi, certamente di ordine diverso, ma devo dire che in questa maniera noi riusciamo oggi davvero a lavorare e a essere già operativi da subito.